Ciao a tutti, io sono Svetlana Marongio e questo è il nostro canale di YouTube. Il canale di Victoria è Svetlana Marongio. In questo video vi faccio vedere come realizzare questo semplicissimo ma molto molto bello punto uncinetto. Guardate che qui solo due giri da ripetere, maglie basse e maglie mezzalte. Ok, guardate, da dritto e da rovescio si presenta in entrambi i modi. Piuttosto elastico, piuttosto compatto e nonostante tutto, guardate che si travede anche un po' di ajour. Per realizzare questo campione ho usato filato Lucky, Brancaccio Group SRL by Fratelli Ervolino, questo filato 100% acrilico, e ho usato uncinetto 3,5 di Addi. Ok, e adesso passiamo subito a realizzare questo punto. Per realizzare questo punto noi dobbiamo avviare numero dispari di catenelle. Ok, facciamo il nostro primo, la nostra prima maglia catenella. Ok, e andiamo a avviare le catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8, facciamo 9. Come vi ho detto, numero di catenelle deve essere dispari. Ok, dopodiché noi facciamo un'altra catenella e dalla seconda catenella cominciamo a fare il giro di maglie basse. Quindi se io ho avviato 9 catenelle, io devo avere 9 maglie basse. Prima, nella seconda catenella faccio seconda, terza e così via, quindi 4, 5, 6, 7, 8 e ultima maglia bassa facciamo nella prima catenella avviata. Quindi in totale io ho ottenuto 9 maglie basse. Ok, guardate, questo è il nostro primo giro. Dopodiché noi facciamo una e due catenelle. Adesso guardate, getto il filo, conto la quarta catenella da uncinetto, 1 2 3, nella quarta, quindi quarta, giriamo il nostro lavoro così viene più comodo, quindi 1 2 3, qui in questo punto 3 4, quindi entro, prendo entrambe parti della maglia, della maglia bassa, tiro fuori il filo e tutti e tre mali sull'uncinetto li chiudo insieme, quindi una maglia mezz'alta. Dopodiché getto il filo e nello stesso punto entro e faccio un'altra maglia mezz'alta. Ok, dopodiché getto il filo, salto la successiva maglia bassa, entro nella prossima e faccio lo stesso lavoro. Una maglia mezz'alta, tiro fuori filo, tre maglie, li chiudo insieme, getto il filo, entro, tiro fuori il filo e chiudo insieme. Ok, e così terminiamo il nostro giro. Getto il filo, salto una maglia bassa, nella prossima entro, porto in avanti il filo e tre maglie sull'uncinetto li chiudo insieme, e ripeto, getto il filo, entro dentro, porto in avanti filo e tutti e tre maglie li chiudo insieme. Dopodiché salto maglia successiva, entro nella prossima e faccio lo stesso lavoro. Quindi una maglia mezz'alta, getto il filo, entro nella stessa maglia, porto in avanti filo e chiudo due maglie insieme, tre maglie sull'uncinetto insieme. Alla fine del giro noi facciamo qui proprio alla fine una maglia mezz'alta, tiro fuori filo e chiudo.
Quindi questi sono due giri da ripetere. Dopodiché io faccio una catenella, giro il mio lavoro. Questo è ormai sto ripetendo il primo giro. Prima maglia salto, nella successiva entro e faccio maglia bassa. Quindi, in quanto io ho avviato 9 catenelle, io devo di nuovo avere 9 maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E quando arriviamo alla fine del giro, importante in questo punto, le catenelle di inizio e la fine del giro noi non le contiamo. Quindi siamo arrivate alla fine, ultima maglia bassa, noi la facciamo nella maglia mezz'alta, ok? E guardate, catenelle dell'inizio non si contano. Dopodiché faccio di nuovo una, 2 catenelle, giro il mio lavoro, sto ripetendo il secondo giro del nostro rapport, getto il filo, cerco 1, 2, 3 nella quarta catenella dell'uncinetto, io faccio una maglia mezz'alta, getto il filo e seconda maglia mezz'alta. Ok, quindi ripetiamo il secondo giro, getto il filo, salto una, entro nella prossima, porto in avanti filo e chiudo 3 insieme. Di nuovo getto il filo, entro dentro, porto in avanti e chiudo. Ok, salto, successiva maglia, nella prossima faccio lo stesso lavoro. Ricordate che dobbiamo prendere tutte e due parti della maglia, quindi vedete? Io ho agganciato tutte e due parti della maglia. Ok, una maglia mezz'alta e un'altra maglia mezz'alta. Getto il filo, salto successiva, una maglia mezz'alta e di nuovo una maglia mezz'alta. Alla fine del giro getto il filo e nella ultima maglia faccio semplice maglia mezz'alta. Ok, abbiamo fatto due rapport, vedete che si forma già il nostro punto. Ricordate che maglie catenelle dell'inizio del giro non le contiamo, quindi tutto il nostro lavoro facciamo sopra maglie che abbiamo fatto. Ok, vi faccio rivedere ancora il campioncino più grande. Spero che questo breve video vi è piaciuto e stato chiaro e che voi utilizzerete il vostro punto per creare questo punto per creare i vostri lavori. Scusate che è il gioco di parole. Se vi è piaciuto questo video, mettetelo nella vostra raccolta. Noi ci vediamo presto. Vi saluto tutti e alla prossima. Ciao ciao.